Buongiorno Big Family, buongiorno carissimi amici. Oggi siamo a Lurisia Terme, una frazione di Roccaforte Mondovì che è conosciuta in tutto il mondo proprio per le sue terme. Pensate che in passato perfino Madame Curie veniva a passare i suoi momenti di relax in questa zona. E questo vi dà già un po' l'idea di che luoghi fantastici siano. Luoghi ricchi di eccellenze dal punto di vista enogastronomico. E pensate che ho trovato qui a Lurisia una bottega che potremmo definirla la bottega delle eccellenze. La vedete già alle mie spalle, eh? Si chiama Piaceri del Gusto e già il nome vi fa capire cosa andremo a vedere. Grandi prodotti del territorio, funghi ad esempio, che in queste vallate crescono e crescono buoni e sani come ricordavano i nonni di un tempo, ma anche l'acqua Lurisia, conosciuta in tutto il mondo, che nasce proprio qui naturalmente a Lurisia e qui potete trovare in grandissime quantità. Per questo è il primo rivenditore ufficiale di acqua Lurisia. E ora seguitemi perché andiamo a scoprire tutto quanto. Ed eccoci qua carissimi amici, siamo entrati alla Bottega delle Delizie, o come amo chiamarla io, la Bottega delle Eccellenze, perché come vedete sono circondato da grandissimi prodotti di eccellenza che rappresentano al meglio questi territori. Adesso li andremo a vedere, li andremo a conoscere uno ad uno e vi assicuro che ce n'è veramente per tutti i gusti. Ho già dato un'occhiata e vi assicuro che ne vedremo come sempre delle belle, ma soprattutto delle buone. Quindi rimanete collegati e seguitemi perché adesso vi mostro tutte queste meraviglie. Parlando di grandi eccellenze, non può mancare ovviamente la pasta, che già me la immagino con un sughetto ai funghi che è qualcosa di spettacolare, e anche in questo caso è stato selezionato qui per voi una delle principali aziende del Cuneese per quanto riguarda proprio la pasta all'uovo, la pasta quindi di un certo tipo, di un certo livello, di quella che piace a noi. E anche qua una vastissima scelta che va un po' incontro a tutti quanti i gusti, tutti quanti i piaceri, e si va anche addirittura dal riso. Anche questo, pensate, arriva dalla provincia di Cuneo. E lo abbiamo detto prima, è uno dei prodotti principali che possiamo trovare qui sono sicuramente i funghi di queste vallate, di queste terre. In questo caso sono secchi, quindi adatti ad esempio per un risotto, meravigliosi anche con la pasta, perché no? E poi dopo li vedremo anche quelli freschi e appena colti. Guardate che spettacolo, guardate che meraviglia. Vi assicuro che il profumo è qualcosa di veramente estremamente invitante. Abbiamo parlato di funghi e prima di vedere quelli appena colti, guardate qua che bella selezione dalla Bottega delle Delizie, funghi sott'olio. Qua ce n'è veramente di tutte le misure, di tutti i tipi. Ed è veramente uno spettacolo, solo a guardarlo viene acquolina in bocca e si respira proprio aria di queste vallate, aria di questo territorio. E questi sono prodotti che non si trovano molto spesso in giro e quindi rendono questa bottega, la Bottega delle Delizie, qualcosa di veramente unico. L'eccellenza che mostra le migliori eccellenze. E dopo averli visti secchi e dopo averli visti sott'olio, ecco qua che meraviglia questi funghi appena colti, guardate che spettacolo. E qua ogni giorno, ovviamente quando si trovano, potete venire qua alla Bottega delle Delizie e deliziarvi con questa autentica meraviglia che profuma veramente a 360 gradi di questo territorio. Un'altra grande eccellenza nella Bottega delle Delizie, la Bottega delle Grandi Eccellenze.
La bottega delle delizie ci delizia anche con dei dolci, anche questi tutti grandi prodotti, grandi eccellenze del territorio, a partire da queste tegoline alla nocciola, un altro grande prodotto che conosciamo molto bene, e poi non possono mancare i baci di dama, guardate che meraviglia, che spettacolo, viene l'acquolina in bocca solo a guardarli, e possono essere anche un'ottima idea regalo, e dulcis in fundo i torcetti. Guardate che meraviglia, guardate che spettacolo. Anche questi molto particolari perché frolla al limone, quindi una chicca non indifferente che ci fa assolutamente venire appetito. Guardate che meraviglia. E non possono mancare i brutti e buoni, o brut ma buon, come si dice da queste parti, e naturalmente, visto che siamo nel Monregalese, le paste di Meliga, altra grande eccellenza che conoscete molto bene, e qui ce n'è una selezione molto molto ampia e molto molto attenta, perché anche questo è un grande prodotto di queste terre, e come vi ho detto, qui si trovano solo le migliori eccellenze, la bottega delle delizie, ma anche e soprattutto delle eccellenze. Guardate che bontà. A me è venuta fame e spero sia venuta anche a voi. Altra grande eccellenza di queste vallate è ovviamente il miele, e anche in questo caso la Bottega delle Delizie ha fatto un'attenta selezione. Guardate quante tipologie differenti per tutti i gusti, per tutte le necessità. Una cosa che mi sta piacendo molto di questa bottega è proprio questa, l'attenzione, la passione per quello che stanno facendo, perché si vede in tutta questa ricerca veramente precisa, attenta e vi dico anche non facile, però il tutto per garantire a tutti noi i migliori prodotti d'eccellenza. Eccellenze a non finire, qui alla Bottega delle Delizie, e guardate un po' qui che meraviglia, il blocco di cioccolato Venchi, quindi un'altra grande azienda di eccellenza, della quale qui potete trovare tantissimi prodotti, è uno dei pochissimi punti vendita che propone questo cioccolato di eccellenza che arriva tra l'altro proprio dalla provincia di Cuneo, e anche qua Brut Maboon, guardate che meraviglia, in versione cioccolato. Un altro grande cavallo di battaglia, data grande eccellenza, proposta qui alla Bottega delle Delizie. Meraviglioso, e poi ci sono anche tutte le altre cose, guardate quante. C'è veramente da aver l'acquolina in bocca. E sulla fattura mia c'è siamo qualcosa. a Lurisia, non possono mancare i grandi formaggi dal peggio, penso ad esempio il Raschera, tutte le varie tome. Pensate che anche questi vengono selezionati appositamente dai migliori alpeggi della zona, quindi parliamo proprio di un formaggio di altissima qualità, veramente meraviglioso al sapore, gustosissimo, e però anche sano e certificato. E quindi una piccola chicca, mentre che passate da queste parti potete anche portarvi a casa un bel pezzettino di formaggio di queste terre, che ne vale assolutamente sempre la pena. Eccellenza nelle eccellenze, trovate anche una selezione di frutta e verdura proveniente da questo territorio, come ad esempio in questo periodo, guardate che meraviglia questi mirtilli della Vallelero, quindi proprio mirtilli di questo territorio. C'è veramente per tutti i gusti, insomma, le grandi eccellenze di tutti i tipi. Abbiamo parlato di grandi eccellenze, e tra le grandi eccellenze di queste zone ci sono sicuramente i vini e i distillati. Anche in questo caso ne abbiamo una Come abbiamo detto, selezione siamo a veramente Lurisia, terra di importante. Abbiamo Terme, anche e qui grandi potete vini, abbiamo anche il Barolo, trovare abbiamo tutto tutto ciò quanto che una linea arriva dalle che nostre arriva Langhe, ma proprio vi dalle voglio fare Terme, soffermare su creme queste corpo, grappe. cremani, Guardate, shampoo, ce n'è tutti i veramente prodotti che di tutti i nascono tipi, una proprio selezione a neanche molto chilometri zero, a attenta, metri zero degna rispetto quasi a di questa bottega. un'enoteca, E quindi un altro veramente, grande veramente, esempio anche di in questo caso, eccellenza, di di cui migliori parleremo tra eccellenze. poco in maniera molto più approfondita. E visto che siamo a Lurisia, non può mancare una
grande selezione dei prodotti d'eccellenza dell'azienda Lurisia, a partire ovviamente dall'acqua, nell'inconfondibile bottiglia nella versione più moderna, più attuale, e nella versione classica, e poi ovviamente tutte quante le bibite. Qua parliamo di bibite veramente di altissima qualità, parliamo di bibite veramente d'eccellenza, e adesso andremo a farne una carrellata per conoscerle una ad una. Ma intanto godetevi queste immagini. E incominciamo dall'acqua tonica, l'acqua tonica di Chinotto, con Chinotto che tra l'altro presidio Slow Food di Savona, quindi l'aranciata che è sia in versione classica ma anche in versione rossa. E poi la limonata, è un altro prodotto particolarmente apprezzato di questa linea e il mio preferito, vi dico, il Chinotto. Un prodotto veramente da assaggiare perché è veramente qualcosa di eccezionale, senza dimenticare la gazzosa, è un altro grande classico. In questo caso, pensate, il limone arriva direttamente da Amalfi, quindi un'eccellenza nell'eccellenza che potete trovare qui a Lurisia. E godetevi ancora quindi un'ultima carrellata dalla Bottega delle Delizie, le grandi eccellenze di Lurisia. Qui le trovate tutte quante in tutte le versioni, ottime idee regalo, ma ottime da utilizzare a uso personale, perché veramente sono prodotti di qualità veramente superiore. E questa è una bella carrellata. Siamo a Lurisia e quindi non può mancare una selezione delle grandi acque che sgorgano proprio qui, allo stabilimento proprio della Lurisia. Guardate già le mie spalle, ce n'è veramente di tantissimi tipi e adesso andremo a scoprirle, perché ci sono tante acque minerali, naturali, di tanti tipi, ma ci sono anche tante bibite molto particolari, bibite riconosciute in tutto il mondo come bibite di eccellenza. Alla Bottega delle Eccellenze, quindi non può mancare anche questo. Carissimi amici, il nostro viaggio alla ricerca delle eccellenze dei territori qui a Lurisia Terme per il momento finisce qui. Abbiamo incontrato una Bottega delle Delizie, che è una bottega di grandi eccellenze di questo territorio. I migliori prodotti che crescono e che nascono da altre aziende d'eccellenza che sono tutte qua nell'Interland di Lurisia, nell'Interland di Roccaforte, nel Monregalese. Insomma, anche questa volta abbiamo trovato un'eccellenza, in questo caso una vera e propria eccellenza delle eccellenze. Abbiamo visto tantissime cose molto particolari e quindi anche questo posto entra di diritto nel nostro portale delle eccellenze. Quindi sorseggiando un Chinotto Lurisia e assaporando magari quei meravigliosi funghi che abbiamo visto, io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima eccellenza, perché il nostro viaggio ovviamente continua, nuovo giorno, nuova eccellenza, ci sono ancora tante meraviglie da scoprire. Ma se passate da queste parti, fate un giro a Lurisia, visitate le terme e poi dopo, alla fine, prima di andare via, fermatevi qui alla Bottega delle Delizie e fate scorta di delizie, portatevi a casa un pezzo, anzi più di un pezzo, del nostro Monregalese. Per il momento è tutto, ci sentiamo prestissimo perché il nostro viaggio continua.